Questa storia riapre una vecchia ferita inflitta all'indomani della liberazione di Roma. Siamo nel settembre del 44. La città eterna è pervasa da rabbia e confusione. Un uomo viene linciato da una folla inferocita, avida di giustizia sommaria. È Donato Carretta, un funzionario dello Stato durante il ventennio. Fu il direttore dei carceri dell'Asinara, di Civitavecchia e Regina Coeli. Piperno Samuele. Fontani Mario. 24 marzo 1944. Sono trascorse 23 ore dall'attentato di Via Rasella. Alle 7 di sera, il più atroce degli eccidi è stato compiuto. 335 civili sono stati fucilati per rappresaglia dai tedeschi nella cava delle fosse ardeatine. Tra i responsabili del massacro, il questore di Roma Pietro Caruso, autore di una lista di 50 persone scelte e prelevate in massima parte dal carcere di Regina Coeli. 6 mesi dopo si apre il processo a Pietro Caruso. È il 18 settembre 1944. 4 giorni dopo, la sentenza lo condannerà alla fucilazione. Tutto comincia in questo luogo, l'aula magna del Palazzo di Giustizia, in cui l'Alta Corte di Giustizia per i crimini contro il fascismo avrebbe dovuto giudicare l'ex questore di Roma, Pietro Caruso. Il servizio d'ordine era stato previsto in misura assolutamente insufficiente. Il palazzo e l'aula furono presto invasi da una grandissima folla straripante. Insomma, c'è una situazione che rende chiaramente impossibile la celebrazione del processo e infatti il comandante della polizia americana annuncia, no, che il processo è rinviato. In questa situazione di fortissima eccitazione si individua, no, tra la folla Donato Carretta, che è lì in qualità di testimone dell'accusa contro Caruso, perché è da Caruso che Carretta ha ricevuto l'ordine di consegnare appunto quei 50 uomini ai tedeschi per la rappresaglia. Donato Carretta però viene, diciamo così, individuato da alcune delle vedove o comunque delle madri delle vittime delle ardiatine, le quali lo attorniano e lo accusano della responsabilità della morte dei loro congiunti. Un testimone particolare quel giorno assiste al processo, munito di ben 4 cineprese. È il regista Luchino Visconti, chiamato dalle forze alleate per dirigere le riprese di Giorni di Gloria, un documentario sulla liberazione italiana dal nazifascismo. Inaspettatamente Visconti si ritrova a filmare anche un altro tragico evento, quello che passerà alla storia come il linciaggio di Donato Carretta. Fino a quando Carretta rimane dentro al palazzo, subisce sì delle gravi percosse, ma i suoi aggressori non riescono a impadronirsi del suo corpo. Un tenente dei carabinieri riesce a ricoverare il corpo di Carretta in una vettura, prima in un taxi, poi in una macchina da polizia, poi in una camionetta americana, ma tutti questi
tentativi falliscono e a questo punto che la folla si impadronisce di questo corpo e il primo tentativo che fa di ucciderlo è quello di metterlo davanti a un tram che è sopraggiunto per farlo schiacciare. Il conducente di questo tram, no, si rifiuta di compiere questo gesto e per questo poi successivamente riceverà addirittura una medaglia al valore civile. La folla prende il corpo mai esanime di Carretta e lo butta al fiume esattamente da questa spalletta del ponte. Carretta, che sembrava ormai o morto o moribondo, invece una volta riemerso dall'acqua, no, appare avere tutto quanto il vigore per nuotare verso il greto del fiume, in particolare verso un pontone sul quale c'erano diverse persone. Allo stremo delle forze viene raggiunto da due scialuppe. Carretta si avvicina sperando di poter essere salvato e in realtà sono proprio costoro che lo colpiscono con dei pesanti remi e gli provocano la morte. I veri definitivi assassini di Carretta sono proprio questi uomini sulle barche, che non sono stati né mai cercati né mai individuati e quindi naturalmente mai processati. Una volta che Carretta è morto, i suoi uccisori ne trasportano il cadavere a riva, lo portano sul Lungatevere e lo trascinano fino alla prigione di Regina Coeli e qui lo appendo ad un'inferriata di una finestra a testa in giù. Si tratta più che altro di un capro espiatorio, il quale appunto pagava le solpe di Caruso, e anzi non è un caso che molti durante il linciaggio lo scambiano per Caruso, inveiscono contro Caruso. Quindi diciamo il movente è quello di un risarcimento di tutte le sofferenze, non solo delle Fosse Ardeatine, ma appunto del regime fascista, della guerra e quant'altro che il popolo romano aveva dovuto subire. E questo è ciò che la storia ricorda di quei difficili giorni dell'immediato dopoguerra a Roma. All'epoca del linciaggio, Betsy Carretta, figlia di Donato, era appena adolescente. Ecco il suo ricordo. Avevo 14 anni quando è morto mio padre. Ricordo molto il periodo che ho vissuto alla Sinara, forse perché l'avevo sempre vicino. Era un padre affettuoso. Era anche un dirigente comprensivo, cavallo tra il 39 e il 40. Siamo arrivati a Civitavecchia, dove il babbo non ha trovato un carcere tranquillo. E aveva un reparto del carcere dedicato a personaggi politici che erano stati arrestati. Naturalmente si lamentavano perché il babbo depennava molte cose dalle loro lettere, le censurava, molte volte non le spediva perché non erano spedibili e quindi questo li ha un po' infastiditi. Dal 1941 all'ottobre del 1943 Donato Carretta aveva diretto il carcere politico di Civitavecchia, per il quale erano passati moltissimi antifascisti, tra cui personaggi come Vittorio Foa e Aldo Natoli, che hanno tutti lasciato testimonianza della sua particolare durezza. D'altra canto, il fatto che nell'ottobre del 43, cioè durante l'occupazione tedesca, sia stato chiamato dalle autorità della Repubblica Sociale a dirigere il carcere di Roma, non può che voler dire che egli godeva della loro massima fiducia. A Roma mio padre ha dovuto affrontare un carcere molto più grande, con molta più gente, in un periodo anche turbolento perché c'erano i tedeschi avevano un braccio per loro dove facevano quello che volevano, avevano molti ebrei. Ricordo che il babbo veniva su a casa dalla mamma
a dire hai un po' di brodo, hai un po' di minestra per i bambini. Erano tutte cose fatte però di nascosto, erano cose che non si potevano fare alla luce del giorno. C'era la famiglia del medico del carcere, che era la famiglia Monaco, che si interessava di politica, era nel movimento di Liberazione Nazionale, la signora, e anche lui. Io andai molte volte chiamata dalla signora ad aiutarla a piegare volantini, i volantini di propaganda che si facevano allora contro gli oppressori, contro i fascisti. Sì, io anche ragazzina mi facevano fare questo lavoro. Naturalmente andavo attraverso la soffitta per non farmi vedere e tornavo a casa sempre attraverso la soffitta. È vero però che già nel novembre del 43 Carretta prende contatti con la componente socialista della Resistenza romana e collabora attivamente con questa componente, con diciamo, varie attività, la più importante della quale è l'aver favorito la fuga dal carcere stesso di Pertini e Saragat. Precedentemente aveva favorito il fatto che uno dei dirigenti militari delle Brigate Matteotti, Giuseppe Gracceva, che aveva avuto uno scontro a fuoco ed era stato ferito, fosse curato e operato proprio all'interno del carcere, da parte del medico del carcere stesso, che appunto apparteneva anch'esso alla Resistenza Socialista. Ricordo che ci fu un Gracceva che era ferito e venne a casa, sempre dallo stesso passaggio, e scappò da casa con i vestiti di mio padre. Uscirono dal carcere con il permesso firmato da mio padre, Pertini e Saragat. Io ho saputo della morte di mio padre in Sardegna, dove ero andata per accompagnare mia sorella, che aveva il marito là. Quando il babbo andò al processo contro Caruso, dove era testimone a carico il babbo, la mamma andò in un negozio dove vicino casa, insomma vicino a Regina Celi, in Corso Vittorio, dove doveva comprare della roba. E entrando in questo negozio sentì dire: hai visto cosa è successo? Adesso è a Regina Celi. E allora disse: ma che cosa è successo? E dice: se lo vuol vedere anche lei, è là appeso. Era evidente che coloro che erano accusati del linciaggio certamente non conoscevano né le benemerenze resistenziali e neppure le sue colpe come direttore del carcere di Civitavecchia. Casomai, poiché due degli imputati erano stati appunto ristretti nel carcere di Regina Celi, qualcuno poteva avere un risentimento verso di lui come direttore del carcere, ma di Civitavecchia nessuno certamente sapeva nulla. La questione delle responsabilità del linciaggio passa in secondo piano rispetto ad una posta politica che è ancora molto viva, e cioè quella relativa all'epurazione. Coloro che sono favorevoli all'epurazione di coloro che si sono, sono responsabili del fascismo e del collaborazionismo con i tedeschi, interpretano il linciaggio come frutto della esasperazione del fatto che nessuno di coloro dei responsabili di questi crimini fascisti era stato fino a quel momento colpito. Purtroppo per 70 anni nessuno si è ricordato del babbo, nel senso che nessuno ha cercato di essere vicino a noi o parlare di lui, niente, né bene né male, niente. È andato di mezzo mio padre, forse sarebbe andato di mezzo chiunque, non lo so.
però adesso sono contenta e mi dispiace solo che non ci sia mia madre, che lo vedo ricordato e ricordato come si deve.